siamo con Noemi Signorile, qualcosa di più ormai di una speranza azzurra, una certezza azzurra sicuramente, oggi tra le migliori in campo. Allora, torniamo indietro un attimo nel tuo cammino azzurro. L'ultima grande fatica è stata quella in Giappone della World Cup, che esperienza è stata? Unica, anche perché non mi aspettavo mai più di andare a fare la vice della Leo anche in nazionale, quindi bellissima esperienza, perché veramente poi abbiamo giocato tutti i giorni, quindi abbiamo anche avuto un ritmo di vita diverso rispetto comunque alla vita normale, perché fai l'allenamento tutti i giorni, poi giochi una partita a fine settimana. Lì giocare tutti i giorni è stata dura, ma unica, mi è proprio rimasta nel cuore. Benissimo, tu sei partita da Alpignano, delle giovanili, col minivolo dell'Alpignano. No, minivolo, io ho iniziato già a 13 anni a giocare, quindi minivolo non l'ho fatto. Meno male. Ho iniziato a 13 anni con le giovanili dell'Alpignano e ho fatto un anno dove ho fatto under 13, under 16, facevo casino di categorie, poi sono andata, ho fatto anche la serie D ad Almese, poi alla fine sono arrivata a Chieri. Tra l'altro hai iniziato non giocando da palleggiatrice ma da schiacciatrice. No, infatti sì, ho fatto un po' il centrale, un po' l'opposto, un po' la banda, ho fatto un po' tutti i ruoli tranne il libero. Diciamo che un po' mi manca attaccare, però ormai sono un palleggiatore, palleggio. Quindi questa comunque è stata una scelta che hai accettato nel corso della tua carriera? Sì, sì, quando prima di andare a Club Italia, Bonitta così mi aveva proposto di cambiare ruolo perché vedeva in me un futuro in palleggio, così come anche Pedulla, che ai primi ritiri con la selezione regionale mi faceva palleggiare. E io ho detto, vabbè, se voglio arrivare in alto e devo palleggiare, per arrivare in alto cambio ruolo. Con la selezione regionale invece hai fatto due tornei, due trofei delle regioni, il primo da schiacciatrice e il secondo da palleggiatrice. Sì, infatti, ho fatto un po' e un po', sono state due bellissime esperienze, poi per me ogni volta giocare comunque per il Piemonte o venire a giocare a casa è sempre un'emozione stupenda. Ti manca il Piemonte ora che sei lontana? Tantissimo, tantissimo, mi manca tantissimo casa, mi manca la mia Torino, mi manca il mio Piemonte, mi manca tantissimo. Infatti ogni volta che sono qua per me è bellissimo, sempre il cuore a mille. Qui a Torino al Palau Fini hai esordito in nazionale, però. Eh sì, ho esordito sì col torneo con la nazionale, infatti anche lì ero agitatissima, però ero contenta. Quanto ti pesa fare questa scelta di pallavolo professionista rispetto a una vita normale? Ma diciamo che la pallavolo è la mia passione, quindi peso non ne ho. C'è un po' il sacrificio di stare lontano dalla famiglia, dai cari, di vivere solo di pallavolo, lontano, andare magari all'estero per la Champions, però è una scelta di vita che fai e se la pallavolo è la mia passione la faccio volentieri. Però sicuramente cioè, è anche esaltante, quindi dal punto di vista anche sportivo hai dei riscontri notevoli. No, certo, anche con tutti i sacrifici che comunque uno fa, vedere i risultati fa comunque piacere, se no sarebbe dura. Adesso finiamo il campionato e poi il prossimo appuntamento chiaramente è Londra. Magari, speriamo, sarebbe il mio sogno andare a Londra, penso sia il sogno di qualunque pallavolista giocare alle Olimpiadi, quindi io lo spero, cercherò di fare il massimo per andarci. PVO, il volley vive qui.